Donatella di Bartolomeis, siamo pronti, la fiera del libro è prossima. Con quale entusiasmo affronti questa nuova avventura? L'entusiasmo è sempre al top ed è importante. Diciamo che si vince poco perché la stanchezza È è tanta. comunque tanta, perché organizzare un evento del genere, chi lavora dietro le quinte anche, sa che cosa significa. Però poi ovviamente il tutto ripaga, ripaga di qualsiasi sacrificio e soprattutto per gli obiettivi che poi ci si pone per un evento del genere, perché al di là di tutto, quello che si fa lo si fa soprattutto per i nostri giovani. Lo si fa per la nostra terra. Siamo in un periodo in cui si parla tanto di depressione, tra virgolette, da tutti i punti di vista, depressione economica, crisi lavorativa, ma noi dobbiamo ricominciare da qualche parte, dobbiamo cominciare soprattutto a dare delle nuove speranze ai nostri ragazzi, a non farli arrendere. E dove? Da dove ricominciare se non dalla cultura? Dove cultura è intesa non tanto come erudizione, ma come conoscenza della propria storia, delle proprie radici, per potersi proiettare al futuro, come riconquista di quelli che sono i valori forti, i valori portanti, come rispetto per sé e per gli altri. E qui apriremo anche poi una serie di parentesi nell'ambito dei convegni che faremo in fiera, perché tutta la fiera ruoterà intorno a dei temi molto forti, quali cultura e sociale. E come aiutare i giovani ad avvicinarsi alla lettura. Si parlerà della fascia emotiva che è dovuta molto spesso proprio alla carenza di una lettura sana e di un'educazione alla lettura. E tutto con il supporto di personaggi di un certo spessore. Abbiamo Alessio Puleo dalla Sicilia che tratterà temi molto forti come quello di Borsellino. Avremo la Pivetti con l'associazione per la violenza contro le donne, avremo anche diciamo, il nostro orgoglio Aldo Masullo, il filosofo Aldo Masullo che chiuderà la fiera come l'anno scorso, che è un uomo di una, non solo di una cultura eccezionale, ma ha un entusiasmo e un desiderio ancora di condividerla con gli altri e di trasmetterla, che è un qualcosa veramente che lascia senza. La prima edizione è stato un successo, siamo alla Sì. seconda edizione, il momento, come già hai detto tu, è critico, insomma, per la crisi che stiamo vivendo, però come sarà detto anche in conferenza stampa, tanti giovani attorno a te, alle edizioni Papà, e questa è una cosa positiva perché c'è l'entusiasmo giusto proprio per trasmettere il messaggio culturale. Com'è lo stato di salute del libro, diciamo, in Irpina, in Campania, insomma? Segue, diciamo, la crisi oppure c'è un momento in cui si può pensare, c'è una speranza, insomma, di ripresa? Io devo fare questa premessa, non credo molto alla crisi, in particolare alla crisi del libro o altro. Il libro è quasi un prodotto di nicchia, diciamo la verità. In Per Italia c'è più gente che scrive che gente che legge, che è triste proprio, fortuna. E i giovani e soprattutto, soprattutto come... i giovani. Però quello che io ho potuto constatare in tanti anni di lavoro tra associazionismo, collaborazioni, sinergie con le scuole, che i ragazzi, se sono indirizzati bene, ma amano desiderano, anzi spesso siamo noi che li blocchiamo, li reprimiamo, magari a volte anche imponendo loro delle letture che non sono adatte magari per un linguaggio usato. Io credo molto nei giovani che nella loro forza e nel loro coraggio di andare avanti anche tramite la cultura e tramite i libri. Io vedo più gli adulti, mi dispiace dirlo, più gli adulti, quasi come se volessero trovare delle scuse per tenersi ancora lontani dai libri, la crisi, i prezzi e tutto il resto, non conta. I giovani quando amano leggere, quando scoprono il loro genere, perché poi è questo anche, non possiamo pretendere che tutti quanti amiamo lo stesso genere letterario o altro, realmente sono disposti anche a sacrificare qualcosa di proprio pur di comprare quel libro e poterlo
credo nei giovani. Credo nei giovani, ho avuto delle testimonianze. Diciamo che il programma è ricco, quindi raccoglie tutte le fasce d'età. Allora invitiamo assolutamente tutti, dai più giovani ai meno giovani, a venire alla Fiera del Libro. Io li invito più che ai giovani, perché i giovani sono sicura che se potessero, perché qua coinvolgiamo anche i bambini delle elementari, delle medie. Li invito, io lo farei ai genitori. Perché quando noi parliamo di giovanissimi dobbiamo sempre pensare che alle loro spalle ci sono le famiglie. Allora io dico a questi genitori, è vero, è bello farsi una passeggiata, accompagnate i vostri figli, accompagnate questi ragazzi, ma anche semplicemente se non si ha la voglia di seguire un convegno o altro, anche se ripeto i personaggi sono di tutto rilievo, è uno spessore non indifferente, ma anche a far respirare il libro, cioè poter girare tra gli stand dove sono esposti i libri di autori che vengono da tutta Italia, far sfogliare loro il libro, perché il primo rapporto col libro è un rapporto fisico, certo. Il libro va toccato, va sfogliato, va odorato, cioè non priviamoli questi, facciamoli crescere con il libro deve far parte della famiglia, non deve essere visto come qualcosa di esterno, di sì vabbè poi là sta il libro, sì. Ricordiamo i giorni della fiera. I giorni della fiera sono 5, 6 e 7 ottobre. E dalle 9 la mattina alle 8 di sera ci sarà solo una pausa dall'1 alle 4 del pomeriggio. Oltre il focus è sui libri, ovviamente siccome parliamo anche di cultura e intercultura, il tutto sarà arricchito anche da esposizioni di quadri, fotografie e da interventi musicali. Abbiamo tra gli altri notturno concertante Tommy Lee nella giornata di sabato. In più ci sarà un incontro dedicato ai ragazzi che amano lo sport, una sorta di derby tra filosofia e gioco del calcio in particolare, ma anche le altre attività sportive. Grazie Donatella De Bartolomeis, venite tutti alla Fiera del Libro da Tripalda. Vi aspettiamo in tanti, noi ce l'abbiamo messa tutta, ora tocca a voi. Grazie.